Allora, io sul tuo profilo non vedo niente. Non c'è niente. Aspetta, io sì, aggiorno. E ho aggiornato. Ok. Vabbè, per chi è già in ascolto, forse nessuno, stiamo in diretta e stiamo condividendo il video nei vari canali. Io vedo un occhio, cioè un Un occhio. occhio, forse sei tu. Può darsi che sia io. L'occhio di Pedrettor. E siamo in diretta da 57 secondi. Io non ti sento più, Stefano. Non sto parlando. Sei fuori sincrono. Non devi guardare la diretta che stai facendo, altrimenti ti Ah, sbaglio. ti sto guardando su Facebook. Se l'hai condivisa, mettila su, chiudi la scheda, diciamo. Sì. Vabbè, per tutti quelli in ascolto, siamo entrati in diretta un pochettino prima per condividere la diretta nei vari profili, nella pagina degli adoratori della Nuova Carne. E per capire se la diretta funziona, Sì, se funziona è condivisa, sì. e ci sentite, magari qualcuno ci fa un fischio, ci commenta, così ci dice se ci siamo. Erano tre, sono usciti. Ecco, c'è qualcuno. Forse sei sempre tu che nei Sì. vari gruppi ti stai aggiungendo. Io intanto condivido il link per l'acquisto del volume sul sito di Dark Zone. Aspettiamo ancora qualche minuto. Sì. Ah, però vedi, nei commenti non mi risulta qua. I tuoi commenti forse non escono. Qualcuno sta entrando, eh? Sì, qualcuno sta entrando, vedo un commento sul tuo profilo, ma non lo leggo. Io
Sì, c'è Miriam. Ciao Miriam. Ah, ok. C'è Miriam. E anche Gabriele. Grandissimo Gabriele. Vabbè, io direi a questo punto che ci sono, c'è qualcuno. Magari iniziamo a presentare il libro, la trama, tanto poi la ripetiamo dopo in Cominciamo mezzo a fare una premessa sul volume, che io ce l'ho qua, come potete vedere, anche se la mia telecamera, dovete scusarmi, ma è molto grigiastra, non si vedono i colori, grigio. ma in Sei verità. grigio. In verità la copertina è molto bella. Questa vi faccio vedere anche il retro. Si vede male da me, però questo è. Beh, innanzitutto questo è il mio primo romanzo e anche di Stefano, immagino, scritto a quattro mani. Questa avventura che ci siamo proposti di portare a termine. Che non è una cosa così scontata e facile. È un lavoro che è durato un po' di tempo, Stefano, no? È una cosa che ci Sì, abbiamo. io ricordo esattamente i momenti. Parliamo di 4 anni fa, abbiamo iniziato a pensare a questo romanzo 4 anni fa, 2019, mio primo anno a Milano. Io avevo appena pubblicato Attis e in qualche baretto cino-napoletano, insomma, abbiamo iniziato a maturare questa idea. E poi, insomma, ci abbiamo messo un po' a scriverlo, ovviamente, poi le varie revisioni, finché ormai un anno fa, mi sembra, forse di più, abbiamo trovato la Un anno casa. fa, sì, un annetto, un po' più di. Era l'ottobre dell'anno scorso. Del 2022. Nell'ottobre dell'anno scorso il libro è stato accettato da. Nell'ottobre, scusami, del 2022 è stato selezionato da Dark Zone, casa editrice. Che spazia più che altro, mi sembra, nella letteratura di genere, ma nei vari campi, no? Dal thriller all'horror, al fantastico, eccetera. Questo volume è stato inserito nella collana, diretta da Miriam Palombi. Che è la collana horror, anche se io non lo reputo un romanzo prettamente horror. Già da quando abbiamo iniziato a scriverlo, penso che avevamo avuto l'idea di creare un volume con un'atmosfera che si rifaceva un po' a quei film noir horror degli anni 70, no? Sì, un po' Dario Argento, diciamo, i primissimi di Dario Argento. Sì, La casa delle finestre che ridono, Di insomma, culto, no? sì. Queste qua erano un po' le atmosfere che volevamo riportare nel libro. La scrittura chiaramente a quattro mani è molto diversa di una scrittura in singolo, diciamo, no? Perché secondo me c'è molto più lavoro di organizzazione e di bozze, no? In maniera tale che si riescono a incastrare le cose. Questo volume ci ha facilitato forse un pochettino perché è diviso praticamente in due voci narranti, una che è Pietro Koch, una che è Mario Koch e una che è Cocini, due figure completamente diverse,
però facendo un passo indietro possiamo dire che innanzitutto un libro che è ambientato principalmente nella Milano di fine millennio, cioè esattamente proprio nel dicembre del 1999, cioè un passo del cambio del millennio, sì. Del cambio di millennio. E, vabbè, questa cosa te l'ho quasi imposta. Sì. Perché non volevo scrivere una storia con i cellulari, quindi... Esatto, non ci sono cellulari. O dove il cellulare fosse predominante, ecco, come tecnologia. E poi perché, vabbè, il personaggio doveva avere delle caratteristiche anche, diciamo, di età, di un certo tipo, no? Il rito di Villa, appunto, ho detto, i tempi sono, è predominante, diciamo, il 1999 a Milano. Ma chiaramente ci sono degli excursus all'interno del libro nella metà del 44 43. Del 43, cioè nel pieno dell'instaurazione della Repubblica di Salò in Italia, cioè alla fine della guerra, praticamente un governo collaborazionista nazista, no? Creato dai fascisti rimasti per supportare i nazisti che appunto erano entrati in Italia, perché in quel periodo erano i nazisti che avevano occupato a tutti gli effetti d'Italia. Il rito di Villa Triste perché Villa Triste è un nome che è stato dato a diversi luoghi in verità in Italia. Ce n'è stata sicuramente una a Firenze, tra le più conosciute, e questa dell'immagine e questa di Milano, che si trova in zona Piazzale Lotto, in via Paolo Uccello. Sì, ed erano dei luoghi occupati da queste bande di repubblichini in cui succedevano le torture più efferate ai danni dei partigiani, ma non solo, anche di chiunque pensavano anche solo vagamente potessero essere contro il regime in atto. Questa villa ovviamente esiste ancora, tra parentesi si trova in una viuzza molto particolare dalle parti, come ho detto prima, di Piazzale Lotto, in una zona dove io poi ho vissuto e non l'avevo mai visto perché è molto nascosta. Però documentandomi per il libro, no, sono andato anche a farci una visita. Adesso ci sono delle suore che ci abitano, e parlando con delle persone molto anziane, no, c'è ancora il vivo ricordo delle urla e delle torture che succedevano in questa villa. Tra l'altro Villa Fossati c'ha una storia a parte anche prima di diventare, diciamo, una villa triste, no? Mi sembra che è una villa che è stata costruita nel 700, nell'800, che poi è passata, diciamo, di mano in mano di proprietà nobiliari, di famiglie decadute, eccetera, appunto i Fossati, e poi è stata occupata, o perché magari era abbandonata, adesso non lo so nello specifico, però appunto era stata... No, è stata occupata da... All'epoca durante la Repubblica di Salò c'erano queste varie bande, no? Nel caso della banda Koch, che è questa qua che noi prendiamo ne parliamo nel libro, capitanata appunto dal famigerato Pietro Koch, erano considerate, diciamo, delle polizie speciali, tra virgolette, che operavano all'interno del territorio e con l'avallo delle forze occupanti tedesche,
e la maggior c'era la banda Muti, per esempio, molto famosa. A Roma c'era la banda Carità, che era appunto comandata da un milite fascista che si chiamava Carità, e per lo più servivano per portare il terrore nella popolazione che voleva in un certo modo ribellarsi. E poi sostanzialmente era la logica della paura di cui narra Vittorini in Uomini e No, no? Cioè l'occupazione urbana dei nazisti e il terrore, diciamo, degli oppositori del regime che appunto venivano ripagati della loro politica ostile con appunto torture o quando andava male anche, diciamo, pulizie, razzie vere e proprie. La cosa famosa di fare fuori 10 italiani per ogni nazista ucciso, eccetera, no? Insomma, sono cose risapute, però ecco, nello specifico, poi l'immaginario di Villa Trieste a me personalmente mancava, poi tu ti sei fatto tutta quella, insomma, quella ricerca che Sì, è molto calcolate che particolare. la banda Koch è un gruppo di aguzzini che prima di arrivare a Milano ci fu, rimanne per pochi mesi, poi in realtà fece già i danni in precedenza a Roma. E nel libro ci sono degli stralci appunto raccontati al passato in cui si parla. In cui si mostra un attimo, no, soprattutto Koch in questa villa e tutti i personaggi che ci circolano attorno sono presi poi, diciamo, dalla realtà, no? Addirittura c'era un prete, Epaminonda, se non sbaglio si chiamava, che faceva parte di questa banda di torturatori. Però tutta la parte della guerra, diciamo, viene sfiorata, no? Nel libro. Il volume in realtà ha come protagonista principale invece un'altra persona che è Mario Koch, che è un poliziotto. È un Personaggio di poliziotto. fantasia, ovviamente. Sì, questo chiaramente è la parte di fantasia. È un poliziotto della caserma di Tabacchi, di via Tabacchi, che di Milano la conosce, che è essenzialmente un poliziotto corrotto. Ecco, questa è un'immagine che un po' lo potrebbe rappresentare, no? Dai tratti un po' alla Cattivo Tenente di Abel Ferrara, diciamo, è un poliziotto corrotto. E che soprattutto si droga, ruba la droga agli spacciatori, eccetera, e vive una vita sconsiderata, cioè, il contrario di quello che secondo un teorema sociale, che spesso non è vero, dovrebbe essere un poliziotto, no? Per cui già qua si vede un attimino il confronto, no, tra ciò che è bene e ciò che è male, no? Perché il Sì, libro. che poi il grande tema del romanzo sostanzialmente è quello, no? Anche se affrontato da una prospettiva un po' ribaltata in un certo senso. Vabbè, adesso lo possiamo raccontare ovviamente tutte le in particolare della storia. Comunque il protagonista è questo, in un'altra parte del romanzo. Stefano, puoi raccontarlo te perché la parte di quest'altro personaggio più che altro l'ha scritto Stefano. Sì, diciamo questa seconda prospettiva, questo secondo punto di vista è proiettato nel futuro e rappresenta poi una vita completamente diversa rispetto a quella del commissario di polizia, una sorta di specchio, diciamo così, no? Di doppelganger,
che voglio dire, si muove negli stessi, diciamo, nella stessa città in qualche maniera, negli stessi luoghi, ma affrontando la maniera, diciamo, in maniera completamente diversa la sua esistenza. Cioè, E poi c'è la questione. quasi che Koch è in maniera insita un predatore, mentre Cucini è una preda, Una insomma. prima, sì. E poi essenzialmente c'è la questione del rito, no? Perché alla fine, diciamo, il gancio al fantastico, diciamo, all'horror, al weird, se vogliamo, di tutta questa storia è appunto questa sorta di un'associazione, potremmo dire così, una sorta di gruppo, di setta segreta, sì, che cerca in qualche maniera questi individui un po' che vivono ai margini della società per un motivo o per un altro, come Koch, per esempio, nel suo ruolo appunto di predatore notturno, di poliziotto corrotto, e cercano appunto di in qualche maniera avviare una sorta di trasformazione. Questa trasformazione viene fatta secondo un criterio che è quello di un rito pagano. Che io Che si rifà sì. alla dea Cibele. Alla Dea Cibele, e la storia, ecco, della dietro questo mito, che poi viene narrato in maniera diversa a seconda delle fonti, diciamo, che si vanno un po' a recuperare, ma anche semplicemente tra le diverse letterature, tra quella greca e quella latina. In sostanza, però, ci sono dei temi ricorrenti, innanzitutto appunto quello in qualche maniera del passaggio da uno stato all'altro in generale, non necessariamente tra la vita e la morte, anche se quello poi sostanzialmente dovrebbe essere la metafora estrema di tutto questo, ma anche il passaggio dal bene al male. Infatti, lei viene raffigurata, come si vede qui adesso, che diciamo, guida questo carro, appunto, che trasporta le anime in qualche maniera da una parte all'altra. Passaggio che viene anche in qualche maniera rappresentato attraverso l'atto dell'evirazione. Sì, perché c'è questa fantastica leggenda che poi varia. Dimmi se sbaglio, la Dea Cibele nasce nell'antica Grecia, cioè nell'antica Grecia. Poi dopo, ovviamente, come la maggior parte degli dei, viene ripresa anche dai Dai romani. romani, sì. È lo stesso mito, solo che, diciamo, è come se fosse una fiaba, ecco, come tutti i miti, sono delle fiabe che vengono raccontate sempre con delle sfumature un po' diverse, no? Anche se appunto torna questa immagine innanzitutto del frutto, il frutto che cade e crea la vita in qualche Il maniera. frutto che nasce con l'aspersione del sangue di Di Attis. Attis, che praticamente si evira, il suo membro vola e il sangue, dipendentemente poi dalle leggende, o è un melograno oppure è un altro frutto, vabbè. E questa cosa qui, anche diciamo forte e un po' cruenta, poi viene ripresa anche dai romani, no? Anche con altre pratiche, no? Tra cui c'è quella del toro sgozzato, eccetera, e soprattutto dei seguaci della dea, che praticamente si frustavano e si torturavano e arrivavano anche essi stessi all'evirazione. Per cui una storia C'era abbastanza. un po' di materiale, ecco, da cui attingere per creare, diciamo, un E immaginario chiaramente pagano. tutte queste componenti in un certo modo rientrano poi nella storia. Nei tempi della Milano del presente o del passato prossimo, diciamo.
No, volevo dire una cosa, le illustrazioni che state vedendo sono state fatte da Perugini Nicola, sì. in cui vengono rappresentate delle parti del libro. In questa qua è una cella di Villa Triste dove appunto le persone venivano torturate, eccetera. Non ci sono nel libro, però penso che siano molto belle da vedere. Le abbiamo sfruttate comunque per il blog tour, per il lancio del libro. Sì. Per cui questo libro io penso che ha diverse componenti che possono interessare. Cioè, beh, innanzitutto si parla di Milano in una maniera diversa e si girano anche diversi luoghi di Milano, anche abbastanza misteriosi, con delle componenti anche mistiche. Si parte dalla zona di Porta Genova. Al ponte di Richard Ginori abbandonato, alle colonie di San Lorenzo, eccetera. Però c'è un libro comunque ambientato molto a Milano che parla molto di Milano. È un libro che parla della guerra, della fine della Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto, come abbiamo detto, di quel periodo finale della Repubblica di Salò. Ed è un libro che parla appunto di miti antichi, come abbiamo detto, di Cibele, e per cui è, diciamo, un po' un mix, no? Di queste componenti. E penso che una Milano che abbiamo raccontato, dicembrina, cupa, è una buona ambientazione, no? Per un noir di questo tipo. Sì, io per quanto mi riguarda, ecco, mi sono divertito innanzitutto a scrivere con te, in qualche maniera, diciamo, al di là delle difficoltà materiali, avere sempre un occhio, due occhi in più su un testo, man mano che si costruisce, è stata un po' la forza, diciamo, no? Anche della coerenza, ecco, di un libro che ha una trama abbastanza complessa da un certo punto di vista. E poi anche, come dire, il continuo spronarsi uno con l'altro durante la stesura, e non è stata una cosa da sottovalutare, perché per quanto tempo ci abbiamo messo, nonostante, diciamo, il tempo, che comunque la stesura in un annetto l'abbiamo fatta, se non ricordo male, un anno e mezzo. Sì, un po' di più. Diciamo, quando c'era il Covid nel 2020, noi avevamo comunque terminato, stavamo già rivedendo, però comunque è stato un risultato per me, diciamo, abbastanza, ecco, è stato leggero come lavoro, perché non è stato un lavoro complesso, non dovevo fare i conti solo con me stesso, no? C'era sempre un giudizio in più sulla questione. E questo secondo me ha aiutato un po' a sviluppare il tema fondamentale, che è quello delle radici del male, no? Perché un po' l'idea è poi questo, cioè questo esiste, ecco, diciamo, una sorta di genetica del male, cioè si può trasmettere il male di generazione in generazione, anche inconsapevolmente, eccetera. Questo è un po', diciamo, punto di partenza di questa setta che vuole appunto operare su una persona che, per quanto nefanda, ecco, no? Può aver avuto comunque Sì, uno sviluppo. le varie sfaccettature, cioè nel senso che poi se si desidera fare del bene, è possibile passare anche dal male, no? O imporlo, no? In qualche Forse. maniera. Per costringere, ecco, una volontà di questo tipo ad andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Questo romanzo, secondo me, anche forse è stato d'aiuto scriverlo a quattro mani,
per molti punti è una forma di puzzle, no? Perché tante cose che vedrete all'inizio della storia, poi dopo prenderanno vita alla fine. E chiaramente c'è un mistero di fondo che non lo si, magari non lo si coglie all'inizio, ma che avrà la sua rivelazione, no? Alla fine del libro. È anche un romanzo un po' di incastri, no? Dove ci sono delle scene, no? Che poi si capisce la vera essenza, no? Nella continuazione del libro. Per cui per me è molto interessante. Nello stesso tempo è un libro molto leggibile e anche, diciamo, tra virgolette, divertente, no? Presumo che i personaggi, vabbè, poi gli scrittori dovrebbero essere l'ultimo a dirselo, no? Siano stati caratterizzati abbastanza bene, no? Puoi dirlo perché non sei un autore intero, sei mezzo autore di questo libro, quindi. Mezzo autore. E solo a un certo punto del libro si comincia a seppur ripeto, è scorrevole e si comprende la narrazione, però solo a una certa parte del libro i nodi arrivano al pettine, diciamo, no? Il che, dal mio punto di vista, invece non è stato molto, molto facile, perché abbiamo dovuto operare chirurgicamente, no? In certe parti, in maniera tale da non confondere, da una parte per non confondere troppo il lettore, e dall'altra che tutto Non fosse svelare troppo. plausibile, insomma. Vabbè, io non lo so se i quattro scannati che ci stanno seguendo, vabbè, se non ci sono domande. Miriam ha espresso la sua felicità per averci nella sua collana. Sì, e noi la ringraziamo per averci accettato. Lei e ovviamente tutta la Dark Zone. Il libro, vi ho messo il link del libro in Dark Zone. Il libro lo potete benissimo ordinare veramente in tutte le librerie. Il libro lo trovate su Amazon anche. Non vi sto a mettere il link, ma basta che digitate con le vostre ditine Il rito di Vigliatriste, per cui è abbastanza semplice. E penso che sia un libro interessante, anche perché comunque gli input che possono produrre questa lettura possono fare in modo da documentarsi anche su questi fatti che noi magari solamente in maniera superficiale, no? Descriviamo sia per quanto riguarda la guerra, sia per quanto riguarda queste bande di aguzzini, sia per quanto riguarda i riti di questa setta esoterica, diciamo. E poi c'è anche la questione di Milano che non è da poco, perché io, vabbè, non sono milanese, però tu sei abituato a disegnare geografie milanesi, topografie, strade, diciamo, luoghi e percorsi, però anche qui c'è tutta una mappatura, diciamo così, non indifferente, anche in una Milano un po' diversa da quella che è oggi, no? Una Milano degli anni 90, alla fine, cioè dei primi del 2000, in cui c'erano appunto luoghi che non erano ancora stati, diciamo, trasformati come oggi. Sì, ci sono anche diverse curiosità Per esempio, è stato divertentissimo scrivere il pezzo ambientato nell'ex, diciamo, Richard Ginori. Adesso se riesco a farlo vedere. nel viale Ludovico il Moro, di fianco ai Navigli, che di Milano lo conosce. C'era questa vecchia fabbrica che era la Richard Ginori che fabbricava le ceramiche per i sanitari. E c'era questo ponte, è uno dei primi ponti che si alzava per far passare le imbarcazioni con i prodotti. Il E sui ponte Navigli, no? sui Navigli, esatto. Ovviamente il ponte esiste ancora, però non si utilizza più né per passarci sopra, non lo so se negli ultimi anni lo hanno riqualificato, ma non si alza più. Questa era una cosa molto innovativa per l'epoca. E
In questa immagine qui lo vedete sulla destra, è questo ponte verde, ci si poteva passare anche a piedi per attraversare il Naviglio, ma la sua particolarità era che si alzava per far passare le imbarcazioni che portavano i materiali per la fabbrica. E poi ci sono anche diversi aneddoti, si parla del nelle Peregrinazioni peregrinazioni del poliziotto corrotto che va alla ricerca della droga, capita appunto in questo casermone che è a Viale Brignì al 42, che ha una sua storia che arriva dagli anni 60 fino agli anni 90. Negli anni 90 era chiamato il fortino della droga, negli anni 60 era chiamato, no, non è questo, Scusa, era chiamato il, non assomiglia neanche. no, per niente. Viale Brignì al 42 era chiamato il Camerun in maniera un po' dispregiativa per l'epoca, gli anni 60, perché era abitato per lo più da immigrati. Esatto, e questa qui è la palazzina che penso che tuttora sia ancora così. La fauna penso che in parte sia cambiata invece. Vabbè, queste sono alcune particolarità anche del libro, al di là della storia, curiose, no? Ah, e c'è anche il Museo di Storia Naturale? Sì, il co-protagonista Cucini lavora nel Museo di Storia Naturale che si trova ancora attualmente in Porta Venezia, esattamente questo. Vabbè, io direi che insomma un po' di cose le abbiamo dette, non stiamo a stressare troppo il pubblico, io penso che sia un volume interessante. Aspettiamo qualcuno che decida di farci un film, per me sarebbe un ottimo film con una buona regia italiana, no? Sì. Per il resto, intanto comunque leggete il libro. Chiaramente il libro lo troverete poi anche nelle fiere a cui Dark Zone parteciperà. Adesso non le so tutte, ma sicuramente a maggio ci sarà alla Fiera di Torino. E poi vedremo se avremo la possibilità di fare qualche presentazione dal vivo. Io e il mio compare. Magari. Lo so, purtroppo abitiamo in Un po' lontano. due emisferi addirittura Va diversi. bene. Va bene, dai. Forse ne facciamo un'altra su Instagram, avevo detto. Non lo promettiamo, però. Sì, forse ne facciamo un'altra in cui Un po' più breve, magari, no? Un po' più. sviscerare altre cose senza mai entrare troppo nei particolari, perché un libro del genere è da assaporare senza sapere troppo, perché vi rovinereste il mistero che si svela man mano. Va Bene. bene, saluto a tutti. Alla prossima. Buona serata.